Dire che facciamo perdere tempo alla magistratura, o che perdiamo tempo noi, o che utilizziamo gli strumenti datici dalla, diciamo democratici datici dalle istituzioni per poter tutelare gli interessi della nazione o quelli di una fazione o nostri personali, è veramente riduttivo. Perché è vero che noi facciamo entrambe, anzi tutte e tre le funzioni contemporaneamente quando noi svolgiamo un'azione di denuncia, è anche da dire che ce n'è qualcuna che è veramente più importante e rilevante e qualcuna un po' meno. Questa di oggi è veramente eclatante, perché? Perché mentre al Senato si parla di temi di lana caprina, che però temi di lana caprina tanto non sono, perché hanno una, diciamo, un effetto collaterale enormemente grave, viceversa nella nazione la gente muore di fame, e allora andrebbe fatto un tipo di procedura veramente diverso. Ma comunque analizziamo i fatti che stanno avvenendo. Allora, se da una parte abbiamo la maggioranza dei senatori e dei deputati che oramai sono avulsi dalla società reale e che vivono nel loro empireo, mandando avanti un loro progetto ideale di Stato. Come ampiamente di dimostrato dalle Iene, da Striscia la Notizia, che quando vanno a intervistare queste teste di cazzo, queste non sanno nemmeno, quando chiesero qualcosa in relazione alla moneta, mi pare che... Ecco, non sapevo neanche le capitali dei vari stati, delle varie nazioni. Sì, sì, una assoluta, ma è vero, perché è la descrizione di questa società. Io in un prossimo video farò vedere una cosa veramente sconcertante su un impianto solare che sta da una diecina d'anni sul tetto di una scuola prospiciente alla mia casa, e che vengo a sapere oggi che non è mai entrato in funzione. Perché non è mai stato collaudato. Esattamente. Non divaghiamo. Allora, no, torniamo invece alla nostra disamina, che è veramente di una importanza veramente rilevante. Noi abbiamo oggi quindi qualcuno che fa finta di fare opposizione, tipo le Iene, tipo Striscia la Notizia, che fa finta di fare controinformazione, in realtà fa molta disinformazione. Tutte queste, lo stesso vale per servizio pubblico, per tutti gli altri pseudo programmi di denuncia o di controinformazione. Ma la cosa incredibile è che anche i cosiddetti oppositori del regime, come ad esempio i Grullini, fanno l'apparenza dell'opposizione, perché in questi giorni hanno fatto scintille e fuoco e fiamme, facendo sceneggiate al Senato per tentare, dicono loro, di bloccare il procedimento verso il cambiamento delle leggi, degli articoli della Costituzione inerenti appunto al Senato, cosa che poi ovviamente è stata fatta a prescindere dalla intenzione di opposizione da parte dei Grullini, i quali andavano nella loro testa vuota, a proposito di ignoranza assoluta dell'ambiente in cui vivono, non solo delle conoscenze espanse, no? Estese, no? Di competenza estesa, come può essere una laurea specifica su un determinato tema, no? Qua parliamo di un argomento professionale, quindi dovrebbero quantomeno, pure nel loro ristretto ambito, cercare di conoscere le regole minime su cui basare la loro azione, no? E quindi facevano rilevare alcuni di loro nei giorni scorsi che c'era il regolamento del Senato che era stato stravolto e usurpato. Una cazzata abissale, perché facevano rilevare alcuni articoli di questo regolamento, che non sto qui a citare, che comunque trattavano di tutt'altro rispetto a quello loro, a cui loro imputavano la loro violazione.
Ma la cosa che avrebbero appunto dovuto fare loro, e che è di pubblico dominio, è proprio questa che noi abbiamo denunciato, perché se uno fa riferimento a queste cose qua, i cari grillini avrebbero vinto. Ma siccome abbiamo detto più di qualche centinaio di volte che al foraggio personale, al bene, al mangime personale, alla possibilità di nutrimento personale, nessuno rinuncia, e quindi nessuno dei grullini... Poi il coraggio, soprattutto in politica, non è solo il coraggio di andare eventualmente all'assalto e farsi sparare in fronte. Il coraggio è un coraggio morale, di poter avere la forza di tenere certe posizioni, vedere ciò che è giusto e ciò che non è giusto, il che è molto difficile. Allora si gira sempre attorno, come durante i meravigliosi periodi dell'Inquisizione, dove se un prete o un intellettuale voleva dire qualcosa, non lo diceva mai, perché sennò lo bruciavano. No, ma c'è, e si girava c'è sempre tutta la letteratura del 500-600 spagnolo, che, dove imperversava la Sacra Inquisizione, che è tutta improntata sulla metafora. Esattamente. Tutta. Esattamente. Don Chisciotte, la metafora della condanna del regime. Grandissima. Ma il Don Chisciotte è l'emblema, ma certo. Sotto il Don Chisciotte è tutta la letteratura di quel secolo, certo, analoga. Del siglo d'oro, tra l'altro. Il siglo d'oro, esattamente. Aspetta che c'hai un lombrichetto. No, perché non uccidere il No, eccolo là. Ecco, bello l'ombrico. Sei più degno tu dei parlamentari italiani. Non è un lombrico, è un baco. È un baco. Sì. Bene. Vai. E quindi dicevamo che la gente ha paura di esporsi, come fanno con noi. Noi diciamo: replicate le nostre denunce, dovete solo mettere il vostro nome, già tutto studiato, già tutto preparato, dovete fotocopiare e solo andare a depositare. E la gente dice: ma io c'ho una posizione, io c'ho un'immagine, io c'ho una famiglia, io tengo... Ho le emorroidi. Che cazzo, ma perché noi siamo dei marziani, non abbiamo gli stessi interessi, non abbiamo le stesse problematiche, non abbiamo le stesse paure. Voi credete che per noi sia facile? Eppure lo facciamo, perché questo è un obbligo di un uomo che sia un uomo. Un uomo che è un uomo deve avere la foda, come diceva Ezra Pound, deve avere la forza di difendere le proprie idee, altrimenti le idee non valgono un cazzo, come l'uomo che le ha dette non vale un cazzo. Esattamente. Andiamo. Allora, dicevamo, c'erano quei poveri grullini che andavano combattendo su morti, delle posizioni assolutamente indifendibili. Come c'era quella cosa, noi abbiamo parlato prima, in una presente, abbiamo parlato della verità alla palissiana, no? Ah, sì. Poco prima che morisse e gli era ancora in vita. Invece c'è una frase che è attribuita a Torquato Tasso, è di questo tipo. Spessore. Sì, e il poverin che non se n'era accorto andava combattendo ed era morto. Ma quello è il contrario, esatto. Cioè, sa a dire che se tu sei convinto che hai ragione, per esempio, combatti anche fino allo stremo, tanto non te ne accorgi che sei morto o devi morire. È verissimo, ecco. È così. Quindi, che cosa abbiamo scoperto noi di tanto trascendente che gli altri non potevano scoprire? Una sentenza della Corte della Consulta. Esattamente. La Consulta non è che ha emesso una sentenza. Anzi, e ce l'ha mandata così tanto e ce a elaborare mandata, delle sentenze e ce l'ha mandata solo a noi. No, l'ha mandata e l'ha pubblicata, e questa è su tutti gli archivi di qualunque sito andate a vedere che si occupa di legge. E questa cosa che cosa dice? Dice che tutti, a partire dal Porcellum approvato il 21, che è la legge 270 del 21 dicembre, la legge elettorale del 21 dicembre del 2005, dice che quella impostazione procedurale, logica, giuridica è nulla, in quanto, esatto, non tiene fede ai dettati costituzionali dell'articolo 3 e altri. Quindi tutti gli eletti e tutti gli atti di questi eletti dal 2005 ad oggi sono nulli. No, sono nulli, aspettate, buoni. Quindi c'è una sentenza della Consulta, la quale Consulta ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto era
coinvolto a un aspetto della problematica costituzionale e ha detto: mi esprimi un tuo parere su questa cosa, e la Corte Costituzionale il 4 aprile del 2014, cioè 3 mesi fa, ha espresso il suo parere, e ha espresso il parere determinando che la legge 270 del 21 dicembre 2005 e tutte le successive, e a seguito di questo tutti gli atti approvati dai parlamenti eletti con questa legge qua, col Porcellum, tutti i governi quindi poi diciamo eletti all'interno di quei parlamenti, tutti gli eletti e i possibili partecipanti alla vita politica di qualunque genere, compresi tutti i governi tecnici, anche quelli eletti da Napolitano, certo, per ratificare e portare avanti delle leggi, devono passare per il Parlamento. Esattamente. E devono essere, se sono decreti ministeriali o decreti del governo, devono comunque essere poi convertiti in legge entro 60 Pena giorni. Fino la decadenza. Oh, e quindi comunque sia tutte le leggi, tutti i trattati internazionali, tutte le ratifiche, tutte, per esempio, tutte le leggi istitutrici dei nuovi balzelli fiscali, delle nuovi TASI, TARSU, TIRI, IMU, ICI, cazzi, tutto quello che volete è tutto nullo. Ma come cazzo ve lo deve dire uno? È nullo, lo dice la Corte Costituzionale. Ma poi guarda, io sono del parere che chi paga... Allora no, aspetta, la Corte Costituzionale, ve lo leggo qui perché deve essere chiaro a tutti, la Corte Costituzionale, articolo titolo sesto, garanzie costituzionali, sezione prima, la Corte Costituzionale, articolo 136 della Costituzione, ok? Sì, che dice l'articolo 136? Quando la Corte Costituzionale, fra virgolette, lo diciamo noi, dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, cioè 24 ore dopo, il 4 aprile del 2014, il governo e tutte le leggi che ne sono state promulgate nel corso del 21 dicembre 2005 ad oggi devono essere tutte dichiarate decadute e nulle, per la Madonna. Benissimo. Non c'è nessuno che abbia... in Parlamento o fuori dal Parlamento, qualche giornale, giornalista, il Papa, che cazzo ne so, chi volete voi, che d'accordo, il Papa è sempre in mezzo a queste cose, una passata di quello che ha detto ieri, che la Chiesa è disposta ad accogliere i pellegrini, ma mica dentro la città del Vaticano, negli asili, nei conventi, quali conventi? Quelli dismessi, negli ostelli, no, basta che loro partecipano per il 2%, il 98% del finanziamento deve venire dallo Stato italiano, ma come li mortacci tua? Ma scalzone delinquente, uno che detiene l'85-90% di tutte le ricchezze mobili mondiali, come le potrebbe detenere queste ricchezze mobili mondiali se non fosse un usuraio delinquente? Dai 2 ai 4 milioni di miliardi di dollari, dai 2 ai 4 milioni di miliardi di dollari che gestisce la Chiesa Cattolica Cristiana Romana Ecumenica, e che cazzo, no, mi sono scordato. Cattolica ecumenica, no, c'è un altro termine, è apostolica, cioè questo, tutti questi termini, termini sanno per significare, non significa un cazzo, no, perché apostolico significa semplicemente mando i miei uomini a derubare i popoli, certo. Questo significa apostolico. Allora in fondo, allora abbiamo detto abbastanza, no, abbiamo detto a sufficienza, no, ma c'è da dire quindi che la prima cosa che dovrebbe fare questo governo di cialtroni e di Parlamento, dovrebbero autoproclamarsi illegittimi,
rassegnare le dimissioni, sì, e andare immediatamente entro 90 giorni con alle elezioni, perché qui c'è un sistema di illegalità costituita che sta al governo. Se ce ne fosse ancora riprova e qualcuno ci avesse ancora bisogno di capire chi abbiamo al governo, questa è l'ulteriore riprova. Quindi noi in questa denuncia abbiamo chiesto urgentissime nuove elezioni politiche, come avrebbe dovuto fare il Parlamento, decadere. Essendo un Parlamento decaduto, è composto di gente con la testa decaduta. C'è poco da fare. No, ma decapitata. Ma quello glielo faremo noi. No, ma aspetta, qui c'è da far rilevare questo. Sì, adesso l'ultima cosa, in conclusione. Questo, c'è una bellissima... devi farlo vedere perché è troppo sì, bello. Però dobbiamo questa mettere. È la rappresentazione schematica delle denunce che noi proponiamo da almeno una decina d'anni. Non si qui vede bene, disgraziatamente, non si vede, non si vede. No, no, si vede. Tu dico che non si vede. Prendilo bene e vedrai che si vede. No, ma non è che non si vede perché non lo prendo, non si vede perché c'è buio. C'è, non c'è buio. Allora, alza su, alza sì, su. Proviamo, ma così. Non è. Alza, sì. Alza. Ma comunque non viene, basta. Vabbè. L'importante è che i nostri amici lo possano. No, trovare. Lo possono trovare sul sito di albamilarania.com. Esattamente. Trovatelo come conseguenza. Come disegno, anzi, vi invitiamo, cari amici. Allora, qui c'è solo la parte, inerente la sottrazione della sovranità politica, esatto, ai cittadini, ma qui in atto da almeno 30-40 anni in maniera plateale, la palissiana, appunto, visto che l'abbiamo citato tante volte, c'è questa manifestazione di sottrazione di potere di qualunque genere ai cittadini e di manipolazione delle menti. Poi l'ultimo passaggio è questo, la ludopatia, per esempio, è no? Questo delinquente di Renzi, che è, cioè, la quintessenza della delinquenza. È come dire, della nullità. Sì, appunto, della delinquenza automatica, è un automatismo delinquenziale, dai. Bene, allora abbiamo detto anche qui una summa, diciamo così, un concentrato, un elisir, ecco, di tutte le porcate che sono state fatte negli ultimi mesi, e fare opposizione fiscale a questo punto è un dovere civile, è un dovere. Ah, di rifiuto della usurpazione dei sacri diritti istituzionali. Non solo, ma anzi, in conclusione voglio dire una cosa. Se ci sono tante persone che si lamentano di essere tartassati dalle tasse, allora queste persone, se avessero un minimo di coraggio, dovrebbero citare in giudizio chi chiede le tasse, adducendo quello che noi qui abbiamo scritto, perché qualora il magistrato non volesse prendere in considerazione, dovrebbe comunque motivare perché non prende in considerazione il ricorso del nostro amico cittadino. No, ma la cosa più bella nel converso di questo è proprio la manifestazione della infingardaggine nazionale, cioè certo. della incapacità di conoscere la propria essenza di cittadino, solo, di riconoscere i propri diritti di cittadino. Il diritto di mugugno sì, il diritto di piagnucolamento infantile sì, no, di essere uomini no. Di essere uomini coi coglioni no. Allora dico questo che è importante, rileva la dimensione delle palle dei cittadini medi italiani. Siccome viviamo in un momento di crisi dove le imprese tutte stanno con l'acqua alla gola, benissimo, chiudessero. Lo studio di settore impone loro invece di avere comunque un determinato utile, e su questo utile pagare un minimo di tasse. Ci sono quelli che fanno aspetta, finta di avere degli utili. L'osservatorio della Camera di Commercio di quella famosa, mi pare di Ravenna o di lì vicino, adesso non mi viene. È una Camera di Commercio importante fra Venezia e Ravenna, adesso non mi viene in mente, ha detto l'altro ieri che 5 imprenditori su 6 vanno in banca a farsi prestare i soldi per portare al fisco. Cioè, questa è la cosa più assurda che possa accadere, perché se io non ho guadagnato non ti devo un cazzo, lo è dice naturale. L'articolo 53 per la Madonna naturale. Siamo arrivati al punto che tu devi pagare comunque. Questo non è possibile. Io non lo accetterò mai, come non l'ho accettato mai in passato. Strozzinaggio e soprattutto di impiccagione della società italiana. Ma fin tanto che queste persone continuano a soccombere
gioiosamente, allora no, mugugnosamente. Soccombessero. Se non avete il coraggio di reagire, dovete soccombere. E con questo chiudiamo.